solo una prova femminile. Benvenuti a Gaviate, citava così il cartello che ha concluso quella serie di immagini girate da Flaviano Ossola in occasione della manifestazione che in questo momento andremo a commentare. Si tratta del quarto trofeo da Moreno, piccolo trofeo Alfredo Binta, una manifestazione riservata alle ragazze juniores nate tra l'anno 1998 e 99, una gara che da 4 anni è stata rispolverata, potremmo dire così, dagli amici della Cycling Sport Promotion e che si è inserita prepotentemente nel calendario internazionale, al punto che quest'anno l'UCI, l'Unione Ciclistica Internazionale, ha deciso che il Trofeo del Moreno sarà la prima prova della Neonata Nation Cup riservata alle ragazze. C'è aria nuova, potremmo dire, nell'ambito dell'Unione Ciclistica Internazionale, presieduta da Brian Coxon, che è presente quest'oggi qui al momento della presentazione delle squadre che daranno vita a questa importante gara d'esordio del calendario internazionale per quanto riguarda le juniores. Siamo all'osservazione della vecchia Fontana, una squadra che viene dal Veneto e che si presenta qui a Gavirate con una squadra veramente molto interessante. Infatti il direttore sportivo Stefano Franco ha deciso di far correre anche Letizia Paternoster, la sua prima gara nella categoria juniores, lei che in passato ha conquistato la medaglia d'oro ai giochi olimpici giovanili di Tbilisi. Una manifestazione, abbiamo detto, a carattere internazionale e che vede anche la partecipazione di alcune squadre italiane di primissimo piano. Quella che vedete è la rappresentativa piemontese della Racconigi Cycling Team diretta da Paolo Ratti, che l'anno scorso, pensate, ha conquistato ben 3 titoli europei, 2 su pista ed 1 su strada con la propria compagine. Quest'anno c'è stato un cambiamento e naturalmente ci sono molte aspettative da quel gruppo, così come ci sono aspettative da queste ragazze che appartengono alla Mendespec, quindi vengono dal Trentino Alto Adige e sono guidate in corsa da Renato Pironi. C'è una piccola squadra anche lombarda, la Dalmine, una squadra che naturalmente, forse non ce ne vogliano, non può competere con i pezzi da 90 che quest'oggi si sono dati appuntamento qui in casa della Cycling Sport Promotion. Anche perché c'è la nazionale della Francia, la vedete inquadrata con la favorita d'obbligo, con il numero 1 là in testa, è Juliette Labois. Lei l'anno scorso giunse secondo sul traguardo, battuta proprio dalla campionessa europea in carica Sofia Bertizzolo, che quest'anno la vedremo poi esordire nella gara riservata all'elite. E qui inquadrate proprio le ragazze che quest'anno difenderanno i colori della stessa squadra della Bertizzolo. Stiamo parlando della team Villier Breganze con Gaio, D'Agostin, Dalmago, Dalla Valle, Tomasi e Mariotto, che fa parte di una famiglia di grande importanza per il ciclismo. E ora alla volta delle ragazze della Valcar, ricordiamo una squadra bergamasca, una squadra molto importante che quest'anno ha avuto praticamente nuovi stimoli e tra le proprie file, così come l'anno scorso del resto, questa ragazza che vedete inquadrata, lei è Elisa Balsamo, viene da Cuneo, è campionessa del mondo su pista nella specialità dello scratch, è giunta terza l'anno scorso al campionato italiano su strada che si è concluso in Superga. E proseguo intanto le presentazioni, è il turno della Eurotarget Steel Bike, società diretta da un ex professionista, Giovanni Fidanza. Le atlete sono Marturano, Magagna, Silvestri, Micheloni, Pedoni, Cendon.
la figlia di Giovanni Fidanza, Martina, e la campionessa d'Italia della cronometro individuale, Lisa Morzenti. Ed ecco a salire sul palco della firma la squadra della Willer Breganze. Ci sono ovviamente nuovi innesti. 4 su 6 sono atlete al primo anno, quindi all'esordio in questa categoria. Abbiamo detto gara a livello internazionale, non potevano mancare le atlete che vengono dalla Lituania, che hanno un passato storico qui nell'ambito di questa corsa, hanno vinto in effetti la prima edizione del trofeo da Moreno. La Gauss, altra squadra bergamasca, terra, quella della provincia orobica, ricca di società, proprio storicamente del resto è così. Ma attenzione, dalla Toscana la Vaiano, una squadra che si presenta con un'equipe mista tra Vaiano Foundest e Autofan, una squadra norvegese, e qui vedete dal Belgio la Fortuna Cycling Team, quindi come abbiamo detto una ricca rappresentanza straniera per questo primo evento, prima edizione della Nation Cup riservata alle categorie juniores al femminile in occasione del quarto trofeo da Moreno, piccolo trofeo Alfredo Binda. Non poteva mancare naturalmente la squadra nazionale della Slovenia, l'avete vista in precedenza, qui con un bellissimo sorriso, una campionessa di qualche anno fa, Andrea Gauss, un atleta che molti di voi ricorderanno, soprattutto gli appassionati che seguono abitualmente il ciclismo al femminile. Squadra nazionale austriaca con la campionessa appunto di questo paese e poi è ora delle ragazze in divisa giallo-rossa della Lettonia che vogliono riuscire a portare a casa di nuovo un successo, così come fece nel 2013 Milda Jakuskaitė nella prima edizione di questo trofeo da Moreno. Sul palco delle presentazioni la nazionale elvetica, una squadra che praticamente rappresenta un vivaio giovanile di notevole importanza, ed ora è la volta delle giovani atlete che rappresenteranno le Marche, la Doica Amazzoni Cycling Team, eccole appunto posare a favore dei tanti fotografi presenti. Elisa Balsamo, tutti aspettano te vincitrice sul traguardo, una stagione che inizia dopo un 2015 molto ma molto positivo, campionessa del mondo su pista, terzi campionati italiani a Superga nel tuo Piemonte, beh oggi si inizia la stagione della conferma di quello che hai già dimostrato in precedenza nelle categorie giovanili, di essere una campionessa. Beh, sicuramente sarà difficile riconfermarsi e poi alla prima gara non si sa mai come la condizione e oggi è un buon motivo per vedere se la preparazione invernale è stata fatta al meglio. Le avversarie sono tante e tante forti e diciamo che non mi piace tanto fare nomi, ma sicuramente bisogna fare attenzione a tutti. Una gara che vede al via un nutrito numero di atlete, ma soprattutto di grande qualità. Sorridente la russa Bubenkova, che ha tra le ragazze presenti anche sua figlia. Lei guida oggi tecnicamente la Ziraf, una squadra che invece è affiliata nel nostro paese. Abbiamo visto Brian Coxon, presidente dell'Unione Ciclistica Internazionale, e il nostro presidente federale Renato Diocco posare con una componente del settore tecnico del paraciclismo. Eccoci che mancano ormai pochi istanti alla partenza, la vettura del direttore di organizzazione Mario Minervino si appresta a partire, verrà dato il via al chilometro zero, ma nel frattempo qui con la bandiera unitamente ai due presidenti a livello federale di cui abbiamo già parlato c'è anche Claudio Aldeghi, il titolare della catena di negozi da Moreno, dove tutto costa meno e che praticamente segue in questa avventura organizzativa
la Cycling Sport Promotion. Un primo giro attorno alla cittadina di Gaviate che vede naturalmente il gruppo Compatto. Poi, dopo essere transitate da dove hanno preso il via, un tratto di trasferimento per raggiungere Citiglio. Da lì inizieranno 5 giri di circa 7 km e mezzo appunto, e poi un sesto giro invece ripercorrerà quello che le atlete, anche le elite, andranno a svolgere nella loro totalità, cioè un ultimo giro di 16 km con le salite di Casale e quella di Orino a circa 10 km dalla conclusione, a fare da ultima selezione per le atlete che vogliono iscrivere il proprio nome su questa quarta edizione del trofeo da Moreno. Ricordiamo, oggi prima prova della Nation Cup per le ragazze juniores volute dall'Unione Ciclistica Internazionale. In testa a guidare la corsa in questo momento, che sta transitando, come abbiamo detto, laddove sono partite pochi minuti fa, c'è in testa la olandese Kylie Waterhouse, ma naturalmente vedete che ci sono anche altre atlete, l'abbiamo notato con il numero 4, una ragazza che viene dalla Francia e risponde al nome di Maëlle Gossetet. Un gruppo che rimane compatto in questo tratto che possiamo dire è di trasferimento da Gaviate, che poi vedrà anche la partenza ovviamente della gara, quella clou, quella che si svolgerà con partenza alle 13.30 da Gaviate, dicevamo un tratto di trasferimento che porterà le ragazze a transitare sotto il traguardo di Citiglio, da dove lì inizieranno a percorrere 5 giri in programma. Siamo in questo caso quella di Gemogno, dove abbiamo potuto notare l'azienda della Bagni Brunella, da sempre amica questa azienda e naturalmente i loro titolari, delle manifestazioni che la Cycling Sport Promotion organizza ogni anno. Una presenza attiva e fattiva che va oltre a quelli che sono i classici canoni sponsorizzativi. E di tutto questo naturalmente ne va orgoglioso Mario Minervino, presidente della Cycling Sport Promotion, che è riuscito ad amalgamare un gruppo di fedelissimi per poter agire con tranquillità nei confronti delle organizzazioni sempre più importanti che il gruppo va ad organizzare. Qui vedete una bella accoppiata. Maglia Walker, la nostra atleta, Elisa Balsamo, che abbiamo sentito anche pochi minuti prima del via, e la ragazza in maglia della nazionale francese che risponde al nome di Juliette Labois, una delle più attese sul traguardo, visto che l'anno scorso ha conquistato il secondo posto alle spalle della allora campionessa europea di categoria Sofia Bertizzolo. Sono 11 i paesi rappresentati in questo gruppo: Italia, Francia, Svizzera, Lituania, Austria, Slovenia, Belgio, Olanda, Norvegia, Gran Bretagna e Russia. Non c'è che dire, un vero e proprio appuntamento internazionale di gran categoria. Intanto la Corsa ha annunciato che è caduta la nostra Elisa Balsamo, e vedete che subito lì davanti a frenare il gruppo due atlete della Valcar, abbiamo riconosciuto Marta Cavalli e Silvia Pollicini, e tutto questo naturalmente per favorire il rientro dopo la caduta di Elisa Balsamo, che fortunatamente per lei non ha avuto gravi conseguenze. È bello vedere queste cose, vuol dire che in seno alla Valcar c'è un vero e proprio movimento di squadra. Tutto questo è grazie naturalmente anche alla capacità di guida di queste ragazze, che da quest'anno sono sotto l'occhio attento di un nostro vecchio amico, e stiamo parlando
di Davide Capo Arzeni. Le atlete stanno per transitare dopo Brenta in località Casalzugno. Siamo in pratica laddove nel corso dell'ultimo giro le atlete dovranno voltare a sinistra ed affrontare il primo gran premio della montagna per loro, cioè la famosa salita di Casalzugno Alta, che è stata riproposta dagli organizzatori dopo alcuni anni. Con 81 in maglia della Val Car PBM abbiamo visto Sara Margaritis, atleta che abita proprio sul rettilineo d'arrivo di Cittiglio, quindi da sempre ha assistito alle grandi imprese delle campionesse che qui si sono misurate in occasione delle prove di Coppa del Mondo di ciclismo, cosa di cui parleremo magari più avanti e soprattutto nel corso della gara riservata appunto alle elite. E rivediamo nelle prime posizioni Elisa Balsamo del team Valcar, campionessa del mondo in carica nello scratch, campionessa europea nell'inseguimento a squadre, terza classificata nel campionato italiano l'anno scorso e sesta classificata al campionato del mondo di Richmond negli Stati Uniti al primo anno nella categoria. Già solo questi risultati la dicono tutta sulle potenzialità di questa ragazza che è coccolata non solo da Arzeni ma anche da tutta la famiglia Villa, che sono i titolari della squadra. Il presidente Valentino è un personaggio di grande passione ciclistica e che quest'anno ha voluto fare il salto di qualità, un vivaio che si è creato negli anni ed ora può continuare a vivere sensazioni forti con la squadra che è stata appunto messa in piedi quest'anno. C'è anche la velocista Chiara Consonni, che nel suo ultimo anno di allieva ha cotto 8 successi su strada e 14 podi totali, oltre alla Marta Cavalli, che abbiamo già vista, quella che ha formato il gruppo, campionessa europea nell'inseguimento a squadra e terza classificata ai campionati italiani contro il tempo. E intanto il gruppo delle 120 atlete che hanno preso il via su 131 iscritte è transitata per l'ennesima volta sotto lo striscione del traguardo. Qui un primo piano di una figlia d'arte. Stiamo parlando di Cristina Stolbova, figlia di una due volte campionessa del mondo, l'abbiamo vista in partenza a sorridere. Stiamo parlando di Svetlana Bubenkova, che qui a Cittiglio ha vinto nel 2002, lo stesso anno in cui vinse il Giro d'Italia, ed è stata due volte iridata. Ma attenzione, perché c'è un tentativo della numero 57, Francesca Recchia, della Dorica Amazzoni Cycling Team, diretta da Enrico Ciavattini. Un tentativo però che non avrà successo, del resto mancano ancora tanti chilometri, soprattutto le difficoltà che questa corsa presenta nel finale sono difficili da digerire per tutte queste atlete che sono ritornate ad essere in gruppo compatto. Molto pubblico presente, del resto è una bellissima giornata, mentre qui vedete l'amico titolare della Brunella che guida la macchina con a bordo il medico della corsa, il dottor Cogoi, da sempre al fianco di Mario Minervino e nelle sue organizzazioni. Abbiamo detto con il 112 è la russa Stolbova e qui vedete un'atleta a noi particolarmente simpatica, la conosciamo perché pratica d'inverno il ciclocross, stiamo parlando di Francesca Selva. Lei ha il primo anno nella categoria, quindi nata nel 1999, e gregia per la Racconigi, ma soprattutto c'è simpatica perché è anche un'abile fotografa. Quando non è impegnata sulla bicicletta gareggiare, si diletta nel fotografare amici ed amiche in gara. Ed ora il nostro obiettivo va a trovare Letizia Paternoster, della vecchia Fontana, dominatrice dell'European Olympic Festival del 2015 che si è corso a Tbilisi, pluricampionessa italiana su pista e nella passata stagione vincitrice di ben 12 competizioni su strada con 20 podi totali. Quindi un suo esordio nella categoria con i galloni di atleta di primissimo piano.
E qui vedete che già le atlete della Francia animano la testa della corsa, ma transitare ancora in testa al gruppo, in addirittura d'arrivo, è con il numero 37 l'olandese Kylie Waterhouse in testa alla corsa fin dalle prime battute. Al suo fianco la svizzera Lena Matro, atleta del 98, nazionale svizzera, che vedete va a sprintare e che ricordiamo protagonista con la maglia della nazionale svizzera al mondiale di Richmond, quindi un atleta di primissimo piano sulla cui ruota si sono portate Martina Marra e Deborah Ghiotto. Ma è ancora una fase questa di studio, del resto tutte attendono le difficoltà di oggi. Diciamo che questa prima parte è stata interpretata dalle ragazze in modo, magari perché no, un po' monotono, escluso quel tentativo della ragazza della Doica che abbiamo registrato in precedenza. Mancano poco più di 22 chilometri alla conclusione e vedete che il gruppo è ancora tutto compatto. Ci sarà ora un passaggio sotto lo striscione d'arrivo e da lì suonerà la campana che darà il là alle ostilità, quelle che permetteranno ovviamente di definire l'ordine d'arrivo di questa importante manifestazione a carattere internazionale. Ricordiamo che stiamo osservando la quarta edizione del Trofeo da Moreno, piccolo trofeo Alfredo Binda, prima prova della neonata Nation Cup riservata alla categoria juniores, alla femminile. E vedete che in testa si è portato un altro pezzo da 90 con il numero 73, abbiamo riconosciuto Lisa Morzenti, che è titolare della maglia tricolore per quanto riguarda la specialità della cronometro individuale. In testa al gruppo con il numero 80 abbiamo visto la nostra amica Valentina Iaccheri, atleta che viene da Sassuolo e che gareggia per la Valcar PBM. Ecco Flaviano Ossola, impegnato in qualità di fotografo ufficiale della manifestazione, a riprendere i momenti più salienti di questa gara che sta giungendo sotto il traguardo, dove suonerà la campana. Ci saranno a quel punto solo 17 chilometri da percorrere con due salite di cui abbiamo già parlato in precedenza. Vedete che la velocità è aumentata, già alcune atlete hanno perso alcuni metri e del resto nella finale di corsa non si può certamente aspettare, la velocità aumenta e la selezione diventa naturale. Ricordiamo che questa è la quarta edizione del Trofeo da Moreno e che in precedenza nel 2013 il successo fu di Milda Jakuskaitė, atleta della Lituania. Nel 2014 in maglia di campionessa del mondo Amalie Dideriksen, atleta norvegese che proprio in quell'anno riconquistò la maglia, lei l'aveva vinta al primo anno nella categoria, dicevamo, riconquistò la seconda maglia iridata su strada ai campionati mondiali che si sono svolti in Spagna e più esattamente a Ponferrada, laddove Sofia Bertizzolo conquistò una prestigiosa medaglia d'argento. Ma attenzione, perché ancora si sta mettendo in luce la nostra atleta Lisa Morzenti del team Eurotarget Steel Bike, diretta dall'ex professionista Giovanni Fidanza, e ha tentato l'allungo, vuole muovere le acque, vuole fare selezione. Questa atleta bergamasca, che ricordiamo è una delle più interessanti atlete del nostro paese. Tricolore in carica contro il tempo, settima classificata ai campionati europei di Tartu e cinque volte vittoriosa nella passata stagione agonistica. Questo è il curriculum dell'atleta diretta, come abbiamo detto, da Giovanni Fidanza. Ma attenzione, perché alle sue spalle in caccia si sono messe naturalmente tutte le atlete della Valcar. Lei sta già percorrendo i primi tratti della prima salita di questa corsa. Stiamo parlando la impegnativa ma non lunga salita che porta in quella di Casalzuigno
alto. Insiste, lei che è una passista, a pedalare con un buon rapporto, vuole, come abbiamo detto, fare selezione, sta cercando non solo di guadagnare i punti del Gran Premio della Montagna, ma ovviamente, perché no, di portare dietro di sé atlete che poi la possano aiutare nel proseguio del tracciato. Vedete che si è formato in testa un gruppetto di una decina di unità con quattro atlete che indossano la maglia della nazionale francese, ma abbiamo visto anche Letizia Paternoster, di cui vi abbiamo parlato ampiamente, la norvegese Susanne Andersen e l'attesissima Elisa Balsamo. Insomma, un gruppetto che è uscita sul forcing di Lisa Morzenti a fare un pochettino di selezione su questo primo tratto in salita, un solo chilometro, ma sufficiente, come potete vedere, date le pendenze, a fare una certa selezione. Ora naturalmente ci sarà un tratto di discesa, poi una successiva pianura, prima di iniziare a percorrere il tratto in salita, lungo questa volta 3 chilometri circa, che porterà le atlete sul Gran Premio della Montagna di Oino, lo stesso che percorreranno l'Elite poi nel pomeriggio. Ma attenzione, perché in questa fase interlocutoria intanto qualche altra atleta si è accodata, è uscita in discesa ad accodarsi al gruppetto di testa, ma attenzione, dicevamo, perché c'è il tentativo isolato di Susanne Andersen, norvegese, un'atleta conosciuta di fama internazionale, la ricordiamo quinta classificata al campionato del mondo di Richmond e sesta nella cronometro individuale dei campionati europei di Tartu. Attenzione, perché si muovono le francesi, naturalmente non vogliono lasciare andare via un atleta che sul passo potrebbe essere pericoloso come la Andersen. Abbiamo visto in testa al gruppetto a fare l'andatura con il numero 6 e Evita Muzic, che appartiene appunto alla squadra nazionale francese. Ora con il 5 la fare l'andatura è Clara Caponi, atleta al primo anno nella categoria, così come la già citata Evita Muzic, lo sono quelle che stanno esordendo in questa importante categoria a carattere internazionale. Le altre hanno già un'esperienza di un anno e nel frattempo le immagini ci mostrano il passo da passista della Andersen, che vede in un certo senso affievolirsi il suo vantaggio. Del resto la salita non è eccessivamente pendente, ma alle sue spalle ha, potremmo dire, il Gotha del ciclismo mondiale per quanto riguarda la categoria juniores, ed è molto difficile riuscire a staccare queste atlete proprio in un tratto che non si addice molto alla possente atleta norvegese, che ricordiamo è nata nel 1998. Rivediamo la russa Kristina Stolbova, abbiamo visto anche Letizia Paternoster, mentre il passo della Andersen si fa sempre più pesante. Ricordiamo che indossa la maglia della Vaiano, ma lei appartiene all'Autofan, una società del suo paese che ha prestato in un certo senso per permettergli di correre la forte atleta norvegese in occasione di questa prima prova della Nation Cup Junior. L'Andersen è stata ripresa e siamo ora in una fase interlocutoria di avvicinamento a quello che è il Gran Premio della Montagna di Oino. Ricordiamo, salita lunga circa 3 chilometri che ovviamente servirà ancora una volta a prendere le distanze tra le antagoniste, quelle cioè che vogliono iscrivere il proprio nome su questa quarta edizione del trofeo da Moreno. Vedete, lunga fila in testa, là davanti una maglia della nazionale francese, andiamo a vedere di chi si tratta. Del resto c'è una grande superiorità numerica da parte di queste atlete d'Oltalbe e qui si tratta di Maëlle Gossetret, una atleta che anche lei ha avuto l'occasione
di essere protagonista nel cronometro individuale ed è vice campionessa francese e poi è stata protagonista ai campionati del mondo ed europei proprio nel cronometro, ma la ricordiamo soprattutto quarta nella classica Trofeo da Moreno nel 2015. Ed ecco qui la capitana, colei che l'anno scorso è arrivata seconda sul traguardo, Juliette Labois, campionessa nazionale contro il tempo, quinta classificata nella cronometro individuale del campionato del mondo e del campionato europeo e quarta al campionato europeo su strada di Tartu. Tartu, che dir si voglia. Vedete che di fatto continuano gli attacchi da parte delle francesi e in questa fase, quando manca ormai poco al scollinamento del Gran Premio della Montagna di Orino, è la nostra ragazza, la ragazza della Valcar, Elisa Balsamo, ad accollarsi il compito di chiudere. Gli ha dato una mano, si fa per dire, la veneta Nicole D'Agostin, ma vedete che in pratica il forcing è servito solo a far affaticare in un certo senso le altre atlete. Ma attenzione, perché a questo punto, quando mancano ancora pochi metri al transito sotto lo striscione del Gran Premio della Montagna, è ancora una volta la bergamasca Lisa Morzenti subito presa al volo, colta al volo da Elisa Balsamo. È una bella corsa, una finale veramente molto interessante, ma ormai le asperità sono finite. L'unica difficoltà che le atlete dovranno affrontare è la discesa che porta appunto le concorrenti in località Gemogno. Allora mancheranno circa 3 chilometri e mezzo alla conclusione. Nel frattempo sono rinvenute altre atlete e qui vedete con il numero 6 a questo punto l'attacco di Evita Muzic, ricordiamo esordiente nella categoria, ed ancora una volta Elisa Balsamo che va a chiudere, un'Elisa Balsamo che comunque è controllata a vista, diciamo che c'è molto rispetto tra la squadra francese e la nostra atleta, che ricordiamo viene da Cuneo ed è titolare della maglia iridata. Per quanto riguarda lo scratch, una dei gli esponenti del ciclismo femminile e giovanile più eclatanti, non dobbiamo dimenticare che spesso ha conquistato la maglia tricolore su pista e su strada nelle categorie giovanili ed ha conquistato anche due vittorie in cima alla salita della Ghisallo in occasione della giornata nazionale della bicicletta. Avete visto che subito è andata a chiudere con il numero 5 l'altra esordiente della squadra francese, Clara Copponi, nata nel 1999, e c'è un continuo scattare e controllarsi da parte delle atlete, nello specifico con il numero 43 è l'atleta inglese Henrietta Colborne, seconda classificata alla crono delle nazioni nel 2015, una delle più prestigiose prove a carattere internazionale contro il tempo. Ormai la corsa ha già raggiunto la località di Gemogno, siamo a 3 km dalla conclusione ed ecco nuovamente uno scatto della instancabile Lisa Morzenti del team Eurotarget Steel Bike, un'atleta che quest'oggi merita sicuramente la palma della più combattente a tutto tondo. L'abbiamo vista più volte scattare, ha tentato ancora adesso, ma vedete, non può fare a meno di desistere dal momento che subito e ancora una volta le francesi hanno chiuso il buco ed è stata proprio Juliette Labois, la capitana della squadra d'Oltrampe. Ma attenzione, chiusa un tentativo di fuga, ecco uno scatto ancora una volta da parte delle francesi con il numero 2, avete visto la nazionale francese Pauline Clouard, alla quale si sono accodate dapprima la nostra Paternoster e poi l'austriaca Lisa Pasteiner.
ma ancora in un certo senso il gruppo è compatto. Ma avete visto, all'estrema sinistra della strada è scattata, guardate chi, ancora una volta lei, la Lisa Morzenti, che scatta a 1100 metri dal traguardo. È proprio scatenata questa atleta che ricordiamo ancora una volta campionessa italiana nella cronometro e che ora ha davanti a sé meno di 1000 metri per raggiungere il successo in questo quarto trofeo da Moreno, prova d'apertura della Nation Cup Junior alla femminile. Insiste, Lisa Morzenti ce la deve mettere veramente tutta per cercare di portare a casa questo prestigioso successo. Ha fatto veramente una corsa particolarmente all'attacco, potremmo dire, ha tentato più volte e sembra che questo tentativo possa andare in porto. Entra nell'ultima curva prima del traguardo con un discreto margine di vantaggio, ma come sapete tutti qui a Citiglio l'arrivo è in pendenza, è un vero e proprio arrivo da campionato del mondo e vedete che ai 100 metri ancora Lisa Morzenti è in testa, ma c'è un grande ritorno alle sue spalle delle altre atlete e a vincere è Clara Copponi della nazionale francese al suo primo anno nella categoria sulla norvegese Susanne Andersen e sulla nostra Letizia Paternoster che va così a inserirsi in terza posizione, un podio importante per questa atleta. Rivediamo la volata al rallentatore e naturalmente andiamo a notare le posizioni delle altre italiane: quarta per Elena Pironi, quinta Laura Tommasi, sesta Elisa Balsamo, poi Lisa Morzenti che è giunta sul traguardo in settima posizione. A concludere tra i primi 10 carbonari Jovasite e Stolbova. Andiamo ad ascoltare l'intervista. What do you think about this news and for the first race? Well, I'm very happy to see such a fantastic race here for the juniors, and I'm sure this afternoon we're going to have a great race for the elite women as well. UCI is really trying to invest in and promote women's cycling, and this is a great start to the season. Un gran finale quello dell'equipe francese. Avete dominato la corsa, controllata ogni tentativo di fuga e poi questa vittoria all'ultimo metro. Oui, ben, je suis très contente de l'équipe. On a fait une belle course d'équipe. Dans la bosse, on n'a pas réussi à s'échapper. Donc, du coup, on a dit on va jouer la carte finale. On a essayé d'attaquer dans les trois dernières bornes. Ça ne l'a pas fait. Du coup, bah, c'était moi la dernière carte et voilà. Are you protagonist of the race because you try to go in the race to go ahead, but what's happened? I was just, or it went slower in the peloton, so I tried to attack just to see if anyone wanted to go with me. And I know I'm not the strongest in the climb, so I was trying to save some powers to the climb so that when they came back to me, I was strong enough to hold on over the top. Letizia, un terzo podio, un terzo posto che ti soddisfa oppure c'hai qualcosa da recriminare? No, io sono soddisfatissima, ovvio è sempre bello vincere, però è la mia prima gara da juniores e non credevo di fare questo bel risultato qua, che ci sono tutte le nazioni e sono contentissima. Un finale concitato, continui scatti e poi avete preso la fuggitiva proprio qui all'ultimo metro, possiamo dire. Siamo arrivate su in 5-6 in salita, in cima al GPM. E poi in discesa sono rientrate tutto il gruppo e c'erano continui scatti, non si capiva molto, però ho detto voglio cercare di dar tutto, mi dispiace per la volata e mi sarebbe piaciuto vincere, però sarà per la prossima, sono contentissima comunque. E siamo raggiunti al momento della premiazione con le massime autorità non solo della Comune di Citiglio ma anche della Federazione, presente il Presidente Nazionale della Federazione Ciclistica, il nostro
Renato Di Rocco, che va a porgere in questo momento i fiori alla terza arrivata, alla stupenda Letizia Paternoster, che non dobbiamo dimenticare è un atleta al primo anno nella categoria, ma è presente anche, i più esperti di voi lo avranno notato, il presidente dell'USEI Brian Coxon, che ha voluto essere presente a questa giornata molto impegnativa anche a livello organizzativo da parte della Cycling Sport Promotion. Questa, dicevamo, giornata così importante a livello internazionale per quanto riguarda il movimento ovviamente al femminile. Bellissima questa immagine con tutta la squadra della vincitrice che applaude Clara Copponi. Ma questo è solo il primo atto.